uno dei video che ci tenevo a fare sull'Alfa GT era provare a spiegare che cosa è bene controllare quando uno è intenzionato a comprare una di queste macchine. Allora, non c'è tanto su internet, qualcosa c'è, però insomma è importante secondo me condividere queste piccole informazioni, queste piccole nozioni, perché è facile, come avrete sicuramente, qualcuno di voi avrà sicuramente sentito già in altri video, io ho sentito Gasi che parla di, appunto, di fregature che si possono prendere, cose da guardare. Ora, io vi provo un po' a riassumere le cose basilari che vanno guardate in un modello del genere quando si va a vedere una macchina perché si è intenzionati ad acquistarla. Allora, ovviamente la cosa migliore sarebbe poterla mettere sul ponte. Quindi bisognerebbe avere la possibilità che il venditore ti metta la macchina sul ponte oppure portarla da un meccanico per metterla sul ponte. Perché sotto, cioè vedere sotto, è veramente tutta un'altra percezione dello stato del veicolo. Quindi si capisce se ci sono state messe delle catramine, delle coperture, è possibile vedere se ci sono delle stuccature o dei componenti danneggiati o della ruggine sui fondi, insomma guardarla da sotto è sicuramente una cosa migliore. Però ci sono delle cose che si possono guardare anche da sopra. Okay, prima di tutto cominciamo da qua, la presenza di catramina nei vani ruota, nei passaruota, è sicuramente un sintomo o comunque un qualcosa che deve dare un segnale d'allarme, perché negli anni 70-80 si tendeva a spruzzare di catramina queste zone più sottoposte alla corrosione, perché ovviamente a contatto con l'acqua, il sale, eccetera, eccetera, e venivano ricoperte con questa catramina che in realtà che cosa faceva? Cosa fa? Va a coprire la ruggine. E quindi la presenza di catramina può essere un segnale di macchina, diciamo, non sana, ok? Prima cosa, catramina, sopra, sotto, nei passaruota. Un'altra cosa importante è andare a vedere quali sono i punti dove si accumulava di più la ruggine, no? Quindi abbiamo queste zone qui davanti al parabrezza, queste zone qui sono punti, se andate a vedere le macchine, le foto di macchine arrugginite, macchine per il restauro, vedrete che tutte hanno della ruggine in questa zona qua, e al posteriore ovviamente in questa zona qui. Queste sono due zone da controllare bene. Poi un'altra zona che è facilmente controllabile è il vano bagagliaio. Allora, il bagagliaio c'è un tappeto in gomma facilmente asportabile, e quindi qui si può andare a vedere lo stato dei lamierati sotto il serbatoio, il lamierato qui e anche il lamierato del vano ruota di scorta. Il vano ruota di scorta, anche in questo caso il vano ruota di scorta era uno dei punti più soggetti all'accumulo di ruggine, ok? Quindi controllare sempre dentro il baule, controllare tutto l'anello delle guarnizioni, anche in questo caso, e controllare le porte, quindi questa zona delle porte, ma più che altro la zona sotto, che è la zona delle zone più aggredibili dalla ruggine. Ovviamente anche i brancardi. Insomma, un'occhiata generale, ma dici, ma se la macchina è stata verniciata e queste magagne sono state nascoste, come si fa? Allora, ci sono due metodi. Il primo è quello di munirsi di una calamita, una piccola calamita, e cominciare a battere la carrozzeria nelle zone che tradizionalmente si arrugginiscono,
Allora, perché la calamita? Perché se la calamita non si attacca, vuol dire che c'è uno strato di stucco talmente spesso che sotto vuol dire che c'è qualcosa che non va. Oppure esistono degli strumenti che ti fanno vedere, che ti misurano lo spessore della vernice, quindi fino ad arrivare alla lamiera nuda. Sono strumenti abbastanza semplici, anche poco costosi. E quant'è il valore che bisognerebbe trovare? Secondo me non bisognerebbe andare sopra i 40-50 micron di tra primer e vernice. Quindi questi sono i valori. Se si trova tanto di più, vuol dire che c'è una stuccatura di mezzo. Poi è chiaro che una macchina di 50 anni di vita avrà avuto degli incidenti, avrà avuto delle stuccature, qualcosa avrà avuto per forza, però meglio controllare. Quindi una macchina che sembra bella alla fine può dare parecchie sorprese. Andate un po' a caccia della ruggine. Adesso ci sono molti personaggi che vendono queste macchine a anche prezzi veramente, veramente elevati, e insomma, è un investimento che supera abbondantemente i 20.000 euro, quindi è sempre meglio stare attenti per non prendere una grossa fregatura. Quindi questo è il lato carrozzeria. Poi mi raccomando, quando comprate una di queste macchine dovete assolutamente provarla. Provatela, fatevela provare e andate a fare un giro. Ovviamente se non avete mai provato una macchina d'epoca vi sembrerà un modo di guidare completamente diverso, specialmente se non l'avete mai fatto. Però insomma, i rumorini, lo sterzo che ciocca, vuol dire che ci sono le cuffie dei braccetti dello sterzo che sono andate, cioè ci sono un po' di cose che ti danno una sensazione di macchina sana di meccanica o macchina non sana di meccanica. Ovviamente la regolarità del motore, eccetera, eccetera. Cioè non fidatevi di quello che dice sì, non è niente, basta solo fare lo spurgo dei freni. Mi capitò di provare una Fulvia coupé, sembrava bellina vista da fuori, costava anche poco. La sono andato a provare e non frenava, cioè non... Quindi la risposta del venditore è stata ma sì, basta solo dare una spurgata dei freni. Sì, forse ci aveva ragione lui. Ma forse no, forse c'era da rifare parecchia parte dell'impianto, forse c'era il servofreno partito come è successo sulla mia. Quindi attenzione a non fidarvi troppo di quello che vi dice il venditore. E io l'ho provata la macchina e devo dire che sono stato soddisfatto da subito. Mi ero accorto immediatamente di un po' di gioco allo sterzo, cosa che ho fatto correggere subito una volta comprata la macchina. In officina ho cambiato le cuffie di tutti i tiranti dello sterzo, gli snodi, e la macchina è migliorata molto, molto, moltissimo, cioè ne aveva proprio bisogno, erano andati quelli. Poi ho fatto, una volta comprata, ovviamente ho identificato quello che è poi diventato il mio meccanico di fiducia e gli ho fatto fare un controllo generale, quindi gli ho fatto misurare la pressione dei cilindri attraverso l'apposito strumento, gli ho fatto fare la carburazione, gli ho fatto controllare tutti i liquidi, gli ho cambiato l'olio, un'altra, anche se avevo chiesto al venditore, che aveva un'officina a disposizione, di cambiarmi l'olio e il filtro, l'ho fatto rifare comunque perché non mi sono fidato, va bene, ho fatto controllare l'olio del cambio, ho fatto controllare l'olio del differenziale, ho fatto sistemare una freccia che non andava, ho fatto un po' di lavoretti e poi abbiamo verificato bene sotto al ponte, mettendo la macchina sopra il ponte, che fosse tutto in ordine sotto. Devo dire che la macchina è veramente in ordine anche sotto, quindi non abbiamo trovato problemi. C'era la luce della retromarcia che non funzionava, era semplicemente un faston del connettore nel cambio che si era ossidato, quindi andava a massa, quindi basta semplicemente smontarlo, staccarlo, ripulirlo, rimontarlo. Veramente pochi interventi necessari. Come manutenzione la macchina, lì sta a voi, è una macchina che è facilmente, per
per la quale la manutenzione si può fare anche da soli, una manutenzione ordinaria. Io ci provo, però per esempio cambio del filtro, cambio dell'olio, sembra una banalità, ma in realtà senza avere un ponte diventa difficile, perché il dado di scarico dell'olio è sotto, è un dado da 27 mi sembra, perché avessi la chiave e tutto non sono riuscito a fare abbastanza leva da sdraiandomi sotto la macchina per aprirlo, quindi ho dovuto per forza portarle in officina. A quel punto lì ho fatto fare loro svuotamento dell'olio, cambio del filtro. Questa qua è una versione con il filtro a bagno, non è la cartuccia, cioè ha la cartuccia, non ha la classica cartuccia che si avviene. Quindi per il resto ho cambiato le pastiglie dei freni, ho cambiato io i cavi delle candele, ho controllato io lo spinterogeno, tutte cose abbastanza semplici. Le pastiglie sono nuove, erano nuove, le ho cambiate lo stesso. Nient'altro in realtà. Io una volta l'anno comunque la faccio vedere in officina. Bene, direi che per l'esterno, per quanto riguarda, è tutto. Ecco, invece un'altra cosa da guardare quando si va a comprare la macchina, se interessate a comprarne una, è anche l'impianto elettrico. Quindi provate tutto l'impianto elettrico. Deve funzionare tutto. Se non funziona tutto, devo anche spiegare come mai non funziona tutto. In questo caso, nella mia, c'era il devio delle... comando delle luci che non funzionava, ho provato tutto, non funzionava, per fortuna avevano a disposizione tutto il devio luci completo e l'hanno cambiato, erano anche le lastine erano ossidate, quindi questo è nuovo, però controlliamo tutto, cioè che tutta la parte elettrica funzioni. Bene, direi che sia tutto, chiudiamo sul simbolo mitico dell'Alfa Romeo Milano.